avesse creduto che questo ritratto fosse autografo di Leonardo, fosse condotto con la partecipazione di Boltraffio, che deve vederlo vicino a questo ritratto di Santa Lucia dalla collezione milanese Mattioli, eccezionalmente prestato alla mostra di Milano, fa sorgere qualche sospetto, fa sorgere ulteriori desideri appunto di verifica e di controllo ulteriore. Prima di ciò, ovviamente, la dama con l'erbellino, di cui hanno raccolto anche tutti gli studi preparatori, è una cosa veramente sconvolgente vedere i dipinti di Leonardo e tutti, ma dico tutti, gli studi preparatori che si conoscono, che è stato possibile identificare, che sono stati tutti prestati. E particolarmente mi ha fatto molto piacere vedere presentato accanto al ritratto di Adamo con l'erbellino, ormai che catalogo comunemente con Cecilia Tollerani, lo studio di Mani da Wilson, che è considerato un primissimo studio preparatorio per le mani e le braccia dell'Adamo con l'erbellino, contrariamente all'opinione invasa da decenni che considerava questo disegno sulla destra come invece preparatorio per le mani e le braccia mancanti nella Ginevra 10 di Washington, tant'è che il nostro amico e collega del ritratto, che era lì anche lui in questi giorni, è rimasto un po' interdetto perché lui considerava il disegno per la Ginevra 10, mentre invece con questioni di stile e di tecnica ce lo fanno datare quasi 20 anni dopo ed avere sicuramente in relazione con questo moto spiraliforme, questa costruzione larga, bellissima, rotante della figura, in cui appunto si inizia a studiare dalle braccia questo movimento avvolgente spiraliforme. E poi è meraviglioso per il modo di vedervi questi disegni di collezioni privata, praticamente sono tre fogli di collezione privata, due a New York e uno al Burgo di Londra, che è un'istituzione pubblica, però il disegno ovviamente non è mai esposto, che sono messi in rapporto con l'erbellino e con la costruzione del vecchio della figura, ma soprattutto quello di sinistra, che in realtà è uno studio per una testa di Orsetto, molto simile però, quasi identico alla testolina dell'erbellino, che poi Leonardo ha dipinto, che deriva da questa continua interscambiabilità che Leonardo sempre fa nei suoi studi, anche questi sono studi per Dante di Orso, utilizzando in questo animaletto che infatti a sua volta ha dato origine a una quantità di interpretazioni contrastanti, che sia una donna, che sia un erbellino, che sia una farina, perché è ovviamente un po' grande, sproporzionato, e forse da questi confronti possiamo anche capire perché. Perché Leonardo ha combinato in questo animaletto degli studi diversi, degli studi al vero, di appunto la sua cultura di mare diversi. Per aver fermato il momento, ne viene una proposta di datazione leggermente più tarda rispetto a quella che si considerava nel caso che il dipinto fosse la Vergine di Ercio, cioè Lucrezia Crivelli, considerando la Beatrice Mestre, gli estensori del catalogo la spostano più avanti di qualche anno, pur considerando che il tema è quello dell'identità, se non della superiorità, della pittura sulla scultura. Già avuto modo altre volte di dire come questi ritratti milanesi sono anche per Leonardo, diciamo, la dimostrazione della supremazia della pittura su tutte le altre arti. Ed è questo il tema centrale, teorico, che avvince Leonardo in questi anni, cioè il paragone delle arti, che è un tema specificamente milanese, che lui poi affida a sparse note e che Francesco Mezzi raccoglie nella prima parte del Trattato della pittura, che appunto chiama il paragone delle arti, cioè il paragone tra pittura e musica, esemplificato dal ritratto di Musico. La pittura vince la musica, che si perde nell'aria, che cessa di esistere una volta eseguita. Il paragone con la scultura, questo ritratto, dove il pittore con i mezzi della pittura supera la scultura e ci costringe a girare intorno a questo ritratto, il cui sguardo noi non possiamo intercettare, quindi ci muoviamo a destra, a sinistra, per capire se ci sta guardando o meno, e quindi fine fa di questa figura bidimensionale una vera e propria scultura a tutto tondo. E ovviamente nel ritratto con la dama con l'erbellino, la pittura che vince la musica e la fattispecie.